Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Allora, stiamo calmi, qua con me ho 3 e 6 teen del 2021. Il mio amato fratello Gaming Tonight non ha sbustato assolutamente niente. Considerando che questi teen vengono dallo stesso case, mi avete capito. Qua dentro potrebbe esserci non una, ma ben 2 cross out. E se succede anche stavolta che io sculo e lui no, penso che, cioè, l'unica opzione è che si ammazza e lascia le robe a me. Ma detto questo, vi ricordo che i teen potete trovarli sul sito di Magic Corner, attualmente in offerta, sia i teen che il case. Quindi, ragazzi, se volete una cross out oppure volete uno Zeus, vi conviene passare sul loro sito, che ne sono rimasti pochi. Mentre se volete altri prodotti di Yugi, con il mio codice sconto cappello10 potete acquistare tutto al 10% di sconto. Ma detto questo, procediamo con l'unboxing. Allora, considerando che i teen da aprire sono tanti e le bustine altrettanto, adesso apriamo questo insieme, poi gli altri li aprirò off camera. Allora, parlando un po' di cosa possiamo trovare dentro questo set, oltre alle 3 promo, Dark Magician e Blue Eyes, troviamo ovviamente Crossout, che è il nostro obiettivo, Zeus, Nadir, tutto, vabbè, Dogmatica, tutto 3 Brigade, tutto Drytron, più o meno, Zeus, il supporto Phantom Knight, Access Code non c'è, peccato. Stessa cosa Droplet, sfortunatamente, ma ci rifaremo quando verranno ristampati, almeno Droplet, in Brother of Legend. Ma detto questo, apriamo. Al suo interno abbiamo solo 3 pacchetti che potrebbero contenere effettivamente qualsiasi cosa. Ma andiamo con il primo. Allora, abbiamo Crocodrago Famelico, Carta Ignister, Mago F Proxy, Torpedine, Festa Link, Carta Ignister, Autecler, Drytron Beta Rastaban, poi Dogmatica, Teo, il Pugno di Ferro, Trias e Irachia. Mamma mia, pensavo ci fossero 3 Ultra. Vabbè, ci posso stare. Dispiegamento Fusione. Non era la carta che cercavo, però effettivamente, vabbè, poteva andare... No, penso peggio di così, non poteva andare, però ok. Poi il resto, questo è carino, per il resto lasciamo stare. Andiamo col secondo pacchetto, che la scalata è ancora lunga, quindi pack brutti ci saranno sicuramente. Abbiamo Ragazza Rosa, Famiglio Rosso, Ombra AI, Jacko Bohan, Squalo Motosega, Combattente Hell Campana, Segugio Magico, Drago Xyz Ribellione Arc, Dogmatica Maximus, ok, ci posso stare, carina come carta. Quad Bambola Ombra Chaos, ok, mai vista. Apcallone Secret, carino, molto carino come carta, ci sta. Che comunque all'interno, oltre i vari set, hanno ristampato anche qualche structure deck. Ci sono le carte del Mech, dello Shadow e del mazzo Bestie Sacre. Quindi Uriamo e Ravel, come abbiamo già visto nello scorso spacchettamento. Allora, terzo pack, abbiamo, allora, Xyz Ignister, poi Sovravvissuto di Battaglia, Rituale AI, Regno Rosso, Fredran, I Venti Dispettosi, Marincipessa Basilama, Ignobile Cavaliere Capitano Roland, il Remo Vibriatore Analista, adesso dovrebbe esserci l'Ultra, bene, vabbè, carino, Gigi, poi Picari Ignister e Mech Spaccametallo. Carta dello Structure Deck Mech che abbiamo già visto. Peccato, questo team un po' deludente, però ci rifaremo col secondo, dai. Abbiamo Anatema del Drago, poi Commando Diapason, Sentinella del Mare Profondo, Passo Fiorente, Esplosione Link, Colpo Ta-I, Samurai Super Pesante, Lixis Melfi che è bellissimo. A questo punto ragazzi vi porterò una lista Melfi e poi ci insegnerò a giocare la mia ragazza, così giocheremo a Yu-Gi-Oh! Oltre che scopare. Poi vabbè, abbiamo il nominato cavaliere, beh, carino, Dogmatica. Oh, sì, cazzo! Sì, quanto godo, c'ho il playset adesso. Bene, adesso posso giocare il playset in italiano. E se esce anche un piccolo Zeus, potrebbe essere tanta roba. Poi abbiamo un'altra Rose. Secondo mucchietto de pack. Vediamo qua cosa può uscire. E per adesso, vabbè. Cioè, quel TTT ha rialzato un po' le sorti di questo pack opening, Perché già uno, Luca, l'aveva sbustato, vabbè. Allora, Mago F Proxy, poi Artigiano del Mare Profondo, AIQ, carta Ignister,
torpedine smontaggio, luce nave arcjet, richiamo dell'armeria, ritratto demoniaco, ma il drago fatato, mai vista? Poi dai. No, no, non è lei! Ma carta di mer... Ma vaffanculo, pacchetto di merda! Mi ci fai credere fino a... Sì, ma vaffanculo. Segni removibilatore, vabbè, potrebbe essere carino, non me ne frega un cazzo. Dopo che... Mamma mia... Perché? Hanno fatto altre magie ultra! Abbiamo... Rain Bozu. Colpo Tai. Patrona strega artigiana. Esplosione Link. Uvalup ossessivo. Gouki fegato. Drago Xyz ribellione Arc. Poi mano di tuono. Allora, ragazzi, io giuro che se è di nuovo quella carta di merda, strabalto il tavolo. Bellissimi supporti Dark Magician. Konami, grazie, ma... No, guarda. Cioè, non mi puoi far perdere l'infarto ogni mezzo pack. Carta Ignister. E per concludere, Drytron Z. Allora, andiamo a vedere sta carta. Cioè, è anche carina come artwork, eh. Cioè, ci sta anche. Però dai. Cioè, magia ultra significa morire. Perché potrebbe essere Crossout, potrebbe essere un'altra TTT. Potrebbe essere Nadir, se non sbaglio. Ultra. Cioè, effettivamente, le possibilità sono tante. Cioè, lei. Che poi non è neanche malvagia perché è difficile da trovare. Però, cazzo, dai. Allora, vediamo questo. Abbiamo AIQ. Poi, Gouki, il pieno potere orco. Menestrella del mare profondo. Gatkiri Nister. Squack Cavaliere. Maledizione Kujikuri. Drytron Gamma il Tanin. Poi... Altro Melfi. Dai. Che può essere The Ultra? Ah, bestia richiamo oscuro. Che anche questa era dello structure delle bestie sacre. Poi vediamo. Ottima questa. Mi serviva perché tra le entrap questa è una delle poche che mi manca. Quindi ottimo, perfetto. Non è, vabbè, non è cross out, però ottima carta. Bene. Adesso se ne trovo altre due... Potrei essere molto contento. E per concludere, Gaia, il magico cavaliere dei draghi. Che se non sbaglio usciva prismatico da Roddito. Next, allora, vediamo se questo ci porta più fortuna. Allora, prima donna. Diapason Kremis. Oliver, bene, almeno così tentiamo di finire l'Infernobel. Poi, rinascita ai DLE. Gouki. Cascadaruma. Squadra nero brillante C. Ma è bellissima. Da dove usciva? Questa la metto da parte. Aspetta. Ah no, era un'altra super. Quindi adesso c'è la ultra. Link. Ah, ok. Eria, l'ammagliatrice delle acque. Ok, vabbè, ci posso stare. Poi vediamo. No. Ah, ok. Servitore Nadir. Se devo essere sincero, pensavo di non sbustarla perché Luca ne ha sbustate due. Quindi... Ok, era un case ottimo per montare Dogmatica a sto punto. E per concludere, come secret... No, basta. Ancora. Max pacca metallo. Dai, ce n'è tante dei secret fighe. E dammi Parallelic Seed, che mi serve il playset. Allora. Oppure anche Ecclesia. Va benissimo, cioè ce n'ho una. Se sbustassi un altro 2x, non è che mi farebbe schifo. Poi, presentazione strega artigiana. Rain Bozu, colpo Tai, patrona strega artigiana, esplosione Link, uva lupo ossessivo, ritratto demoniaco, irremovibiliatore cercatore. Ok. Ah, pescata bruciante, un'altra magia ultra bruciata. Poi abbiamo... Oh, carino, Lily. Ci sta, bene. Così ci portiamo avanti anche con Virtual World. E come secret abbiamo... ottimo questo! Bellissimo il Link 2 Triple Gate. Tanta roba. Ci sta un botto. Considerando che, vabbè, al mazzo effettivamente hanno toccato solo Tanky. E il reparto Zoo
Il mazzo funziona benissimo. Altro pack. Vediamo se questo ci porta meglio. Abbiamo Rain Bozu, poi Luce Nave, Arcjet, Carta Ignister, Gatto dalle 9 vite, Combattente Hell Campana, Spasso Fiorente, Altais, Importazione Xyz. Aspetta, di nuovo l'entrap? Ah no, Nerval. Ok, ho il playset anche di questo adesso. Poi vediamo. Allora, penso che tutte le ultra magia di merda le abbiamo sbustate. Spero che o cross out o una TTT. No, c'è scritto fuoco. No, no! Via, basta, basta con ste ultra inutili. Datemi quelle belle. Cavolo, hai preso tutta la roba buona alla fine, Luca. Cioè, a sto punto. Oh, oppure è tutta qua. Allora, abbiamo Grande Bolla, Predran, Distruttore, Gouki, Soldato Gaia, Ragazza Rosa, Richiamo dell'Armeria, Controllore della Gravità, ottima ristampa. Super, poi, considerando che prima ce l'avevamo comune. Poi abbiamo, ok, Irremovibilatore Ricercatrice, ottima. Vera Luce, fighissima come carta. Ok, come ultra c'è di meglio. Però comunque una delle promo nuove, cavolo, con l'incisione del drago bianco. Fighissima. Dopo me la vado a leggere per capire anche se si gioca effettivamente o se sarà una carta solo da collezione. E per concludere, Win, l'incanalatrice del vento. Quindi ci sono anche le carte dell'incanalatrice, cioè del charmer. Prossimo pack. Allora, abbiamo Fusione Amore AI, Gaia il Cavaliere, Soldato Gaia il Gaia il Magico Cavaliere, Soldato Gaia il Cavaliere. Ok, un attimo, sono rimasto un po' tiltato. Regno Rosso, Infernobile Cavaliere Oger, AIQ, Samurai Super Pesante Carro, Drytron Gamma. Oh, fighissimo! Non è come quello Secret, ovviamente, però ottima ristampa, almeno Dino è accessibile adesso a tutti, anche se c'ha Mistosauro 1, però comunque Arcosauro, che era rimasta l'ultima carta a costare tanto, adesso qualsiasi Dino player che prima non se l'ha comprata, adesso può effettivamente reperirla. Poi abbiamo Titanicland, il Drago di Cenere. Ok, carina, vediamo come Secret. C'è una ultra che mi serve. Ok, Dogmatica Shiyan. Peccato, sto cercando disperatamente Ice Dragon Prison, però mi sa che non la vedrò mai. Allora, prossimo pack. Siamo arrivati quasi alla fine, eh? Ho paura per la mia povera magia molto importante per il mazzo. Gouki, allora, Menestrella del Mare, Carta Ignister, Squack Cavaliere, Maledizione Kuji Kiri, Prima Donna, Aria del Mare Profondo, Importazione Xyz, dai, magia, mostro. Keras, ok. Vabbè, ci sono triplicate più carini da sbustare. Bestia Barbaros, ok, anche se l'avevo già sbustata. E poi... Oh, sì, cavolo, bellissima Punto Pecora Secret. Ok, non aveva un gran valore da ultra, anche se si giocava. Però comunque, cavolo, sto rarity bump ci sta tantissimo. Perfetto, che poi mi serviva anche, quindi almeno il Punto Pecora come secret l'abbiamo tirata fuori. Allora, prossimo pack abbiamo Diapason Cremisi, Oliver, Rinascita IDLE, Gouki, Daruma, Presentazione Strega Artigiana, Genoatrice, che tipo ce n'ho 75.000, super. Poi Gioiosa. Sì! Oh, che male la mano. Grazie a Dio c'è. Oh, mamma mia. Cazzo, cross out è uscita. Grande Luca, la faccia tua! Maledetto. Mamma mia, se non usciva penso che piangevo 3 giorni. Mamma mia, quanto... Un'altra magia sotto? What? Aspetta.
Leggiamo bene l'effetto. Dichiara il nome di una carta. Bandisci una carta di quella dichiarata dal tuo main deck e se lo fai annulla i suoi effetti, così come gli effetti attivati e gli stessi effetti sul terreno delle carte con lo stesso nome originale, fino alla fine di questo turno. Puoi attivare solo un designatore del depennamento per turno. C'ho un nome di merda, un effetto fortissimo, ma cazzo sì! Dovevano chiamarla Nobiluomo del depennamento. Basta! Perché il designatore se c'è il Nobiluomo? Cazzo nell'artwork. Bene così, dai. Adesso se sotto c'è una TTT esplodo. Ah no. In Israeland. Vabbè. Adesso mettiamola via. Non roviniamola, perché potrebbe valicchiare un po' troppo quella carta. E andiamo avanti. Poi abbiamo, mi sa che è un'altra delle promo. Cazzo. Oh, non lo so, sai. Però è bellissima, cazzo. Aspetta, poi il resto vediamo. No, niente di rilevante. Però mamma mia quanto è bella. Voglio un mazzo per giocarla. Assolutamente. Buona. Adesso sono rimasti 4 pacchi e tiriamo fuori un'altra cross out. Dai. Strega artigiana Jenny. Gouki il pieno potere orco. Ibicella lutea. Avevo letto imbecille ma va bene. Poi squalo lanterna. Codificatore trasmittente. Esecuzione del contratto. Avanti di peso Roland. Ok, abbiamo il 2 per adesso. Poi mostro caduto di Albaz, Gizmec Kaku, il supremo brillante cervo del cielo. Oh, bellissimo Ecclesia, finalmente, almeno c'ho 2 per. Fra un po' ci montiamo Dogmatica, Invoked poi. Secret è molto più figa di Ultra, dai. Chi dice il contrario, sbaglia. Dai. Prossimo pack, abbiamo mostro, sincro, pesce, Gouki, padrona, strega artigiana, Ibicella lutea, menestrella, uvuluvu, ritratto demoniaco, titanocidio, Lili, altro mostro da 3000. Oh, ottimo, Alfa, il signore delle bestie. Anche questa mi mancava, quindi la metto nell'album delle staple. E un'altra rose, che vabbè, ne potevo fare anche a meno. Bene ragazzi, ultimi 2 pacchi e vediamo cosa ci propongono. Allora, io credo nel cuore delle carte e in questi pacchetti credo anche in Magic Corner, che mi fa sculare tutte le volte. Doion Inister, dispositivo di apprendimento, Astolfo, Festa Link, Salamagna Zebroid X, carta Gizmec, Aria del Mare Profondo. È magia. Potrebbe essere ancora quella carta di merda bruciante. Ah no, è un pendolo di merda! Ah, li bruciassero tutti sti cazzo di pendoli. Ma vaffanculo. Ok, Dogmatica, il nominato cavaliere. E per concludere abbiamo Dogmatica a Shian. Ok, va bene. Poi il resto, niente di rilevante. Raga, adesso ultimo pacchetto qua, deciso secondo crossout, eh. Anzi, crossout è dietro TTT, eh. Ve lo dico io, guardate. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È un mostro. E invece, ottimo, ottimo per il mio BA. Perché di prenderlo secret un po' mi pesava, eh. Però, cavolo, finalmente, almeno l'hanno ristampato. Ottimo, ottimo. Adesso me ne servirebbero altri 2. Però ci sarà tempo, arriveranno opening di tin. Appena arriveranno, ovviamente. Poi dietro abbiamo Dogmatica Nexus. E come secret, dai. Allora, ho un punto pecora, che vabbè, il secondo non mi fa schifo. Se no, Ice Dragon Prison, mi interesserebbe tanto. Così c'ho la seconda. E se no, voglio l'Ice Dragon Prison, basta. Ah, cazzo, l'hanno fatta prismatica, non lo sapevo. Ime. Carina. Ragazzi, allora, diciamo che posso ritenermi soddisfatto. Il mio l'ho fatto, la mia cross out ce l'ho e va bene così. Ok, più avanti faremo l'opening di altri 2 case che ho acquistato. Uno mi è arrivato, mi deve arrivare ancora il secondo e potrebbe uscire qualcosa di buono. Spero, cioè 2 case. Considerate che questo è quello che si trova in mezzo case. Gli altri 6 ce li ha Luca e li ha sbustati sul suo canale, quindi andatelo a vedere. Ovviamente trovate il link qua sotto in descrizione. Vi ricordo come sempre, ovviamente, di iscrivervi, lasciare mi piace,
commentare e acquistare sul sito di Magic Corner col mio codice sconto, se il prodotto è in offerta, altrimenti ci sono altri sconti. Detto questo ragazzi, io vi saluto, passate anche su Instagram a seguirmi, sia sul mio profilo, Capello di Paglia, su Kaiba Corp, e anche sull'Instagram di Magic Corner, così non vi perdete possibili offerte. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti!